Il cantiere è già avviato da tempo, ma l'inaugurazione è stata fatta questa mattina alla presenza del presidente del CONI, Giovanni Malagò, e stiamo parlando del cantiere che ospiterà la struttura del Palaterni. A Giovanni Malagò, proprio nel corso della conferenza stampa che si è svolta, è stata anche dedicata una targa. La struttura ospiterà sport indoor ed outdoor, ma sarà anche una struttura che verrà sfruttata per eventi culturali e anche concerti. I lavori sono al 37%, la consegna del Palaterni è prevista per ottobre 2022, l'area da riqualificare è di 9 ettari. Durante la breve visita al cantiere, il presidente del CONI Malagò è stato accompagnato tra gli altri dal sindaco di Terni, Leonardo Latini, e dal vicepresidente della regione dell'Umbria, Roberto Morroni. Latini nel suo intervento ha voluto sottolineare come l'intervento urbanistico è decisamente un intervento eccezionale, probabilmente tra i più importanti di quelli del centro Italia. Diciamo che qualche decennio che si aspettava questo momento è finalmente arrivato, anzi scuso se solo oggi, ma c'erano anche delle buone giustificazioni, vedi elezioni prima a Tokyo, e abbiamo allungato anche questo momento simbolico della prima pietra, questa diventerà un'area, insomma una cittadella dello sport, credo che possa interessare la città di Terni, tutta l'Umbria. Credo anche un pezzo d'Italia, perché mi sembra che l'obiettivo sia non solo limitarlo alla parte sportiva, ma dell'entertainment in genere, per cui secondo me sarà una cosa di grande successo. Abbiamo bisogno di segnali positivi, questo in fondo è un gran bel segnale per provare a ripartire non solo nello sport, chiaramente. Beh, insomma, è quello che di fatto Presidente Draghi mi sembra anche chiaramente fa capire che tutti i settori devono cercare il più possibile di alimentare energie positive, entusiasmo, e questo poi crea anche inequivocabilmente ricadute sull'economia, sul PIL. È chiaro che per far questo bisogna rendere concreti i progetti, bisogna investire, cosa che oggi abbiamo una grande impresa appunto che dà fiducia, al quale siamo grati e riconoscenti, Claudio Salini, e poi bisogna anche ovviamente essere capaci nel gestire, perché è fondamentale avere l'infrastruttura, ma al tempo stesso poi è altrettanto obbligatorio essere in grado di saper intercettare, questa è la parola giusta, quello che sono i desiderati delle persone e soprattutto tutti i vari circuiti del mondo dello sport e dello spettacolo.